Buongiorno, siamo al Policlinico Tor Vergata di Roma con il professor Carlo Federico Perno. Professore, buongiorno, un Buongiorno a piacere lei. incontrarla come sempre. Il professore è direttore del laboratorio di virologia molecolare qui al Policlinico. Professore, parliamo oggi dell'Ebola, perché sicuramente in questi giorni le notizie sono abbastanza allarmanti, e però è anche importante fare un po' il punto della situazione con chiarezza, perché a volte ci sono delle notizie anche contrastanti e quindi l'opinione pubblica è un po' in difficoltà nel inquadrare la situazione. Vediamo intanto che tipo di virus è e come agisce sull'organismo. È un argomento di grande interesse e di grande complessità. Io cercherò di essere il più semplice possibile perché sta cambiando tutto in questo mondo e sta cambiando anche Ebola, perché Ebola è un virus che è stato scoperto non da tantissimo, da alcuni decenni. La caratteristica più importante è quella di uccidere il 90% delle persone che infetta rapidissimamente, trasferendosi con relativa facilità addirittura dai cadaveri. La infettività di questo virus è straordinaria, si trasmette praticamente per tutte le vie e è stato notato nel passato che si è addirittura trasmesso da cadaveri, ovviamente di persone morte per Ebola, e le persone che vegliavano il cadavere si sono infettate. Questo dà un'idea dell'infettività, della morbilità, cioè della capacità di dare malattia, e della mortalità che, come dicevo, di solito è intorno al 90%. Quindi un virus molto grave, ma attenzione, questo non è un vantaggio per il virus. Il virus intelligente è un virus che non uccide il suo ospite, perché un virus intelligente è quello che replica dentro l'organismo non uccidendolo, se no muore anche lui. È per esempio quello che accade con l'epatite C, che fa molto danno, è molto grave, ma impiega 20-30 anni. E nel frattempo replica, si diffonde, passa ad altre persone. Ebola no. Ebola infetta e uccide nell'arco di 48 ore, non dando a se stesso il tempo di passare ad altre persone in un numero sufficiente a diffondersi. Quindi questo è il paradosso di Ebola. Finora questo virus è rimasto in comunità ristrette, le ha ahimè distrutte, ma questa sua capacità di uccidere è anche il suo limite, perché così facendo non si diffonde. Abbiamo detto sicuramente contagio da fluidi corporei, quindi le possibilità di fare, come dire, prevenzione, perché siamo anche in un periodo di viaggi e quindi sicuramente il rischio, se si va soprattutto nelle zone dove ci può essere un pericolo, deve essere comunque conosciuto qualche attenzione in più. E le attenzioni in più sono quelle, diciamo, classiche, moltiplicate dal fatto che ha l'infettività di, volendo fare un paragone, del virus influenzale. Se noi siamo in una stanza con una persona infettata da virus influenzale, le probabilità di prendercelo sono alte. Dato che si trasmette per via respiratoria, per rapporti sessuali e via di seguito con i fluidi corporei, è chiaro che venire a contatto con persone sicuramente infettate dal virus di Ebola, senza adeguate precauzioni che sono mascherine in grado di filtrare l'aria e addirittura non avere ferite aperte, eccetera, ecco, può essere estremamente pericoloso. Infatti tutti noi abbiamo visto le immagini dei medici e degli infermieri nei paesi africani attualmente colpiti, che hanno queste tute, queste mascherine, questi guanti, eccetera, eccetera. Questa è la vera precauzione. L'altra precauzione è in questo momento evitare di andare dove Ebola è, perché Ebola si sta allargando in questo momento nell'Africa occidentale, sta invadendo lentamente altri paesi, e questo è un problema. Quindi forse, se dovessi dare un consiglio, è di evitare allarmismi, ma anche evitare di viaggiare in quelle aree in questo momento. Sappiamo, professore, che non c'è un vaccino, sappiamo che non c'è un farmaco in grado di controllarlo come per altri virus. Qual è l'intelligenza del virus? Abbiamo detto non è così intelligente, perché in realtà non è in grado di sopravvivere a lungo e di far sopravvivere il suo ospite. Però qual è il meccanismo per cui non si è riusciti finora a trovare qualcosa che potesse bloccarlo? E le ragioni sono tante. Il virus è come un uomo molto grosso, molto muscoloso e poco intelligente. Picchia, uccide, ma non è in grado poi di sopravvivere a lungo. Ebola è così. Il problema è che si sta selezionando, ecco, questo è il problema. Per la prima volta nella storia della medicina, o almeno da quando noi conosciamo questo virus, si sta selezionando un ceppo, sempre di Ebola, che uccide un po' di meno. Sempre tantissimo, stiamo parlando del 50%. Contro il 90%, però, ma paradossalmente quel 50% è sufficiente a ridurre la mortalità quanto basta per aumentare la diffusibilità.
È la ragione per cui per la prima volta Ebola è uscito dai villaggi, perché una volta infettava i villaggi, uccideva quello che poteva uccidere, ma poi rimaneva lì. Per la prima volta è uscito dai villaggi e sta andando in giro. È un virus che noi conosciamo abbastanza bene, ma è un virus che non ha mai interessato troppo. Ecco la drammatica, brutta Sì. risposta che le devo dare, Cinica ma reale. cinica ma reale. Vero. È un virus che non è stato studiato abbastanza per produrre farmaci e vaccini. Perché? Perché non ha mai colpito il mondo occidentale, Esatto. dove ci sono i finanziamenti per poter fare Infatti. questi studi. E quindi amaramente devo dire che è un virus come altri da un certo punto di vista, ma non è mai stato messo in atto studi veri, non sono mai stati messi in atto studi veri in Occidente da industrie o da istituzioni pubbliche finalizzate alla scoperta di vaccini o di farmaci. Quindi oggi noi siamo senza un vaccino, noi siamo senza farmaci realmente efficaci contro Ebola. Quello che possiamo fare in Occidente, dovesse arrivare e non è arrivato, è il controllo dei sintomi, perché Ebola Esatto. è terribile nel produrre sindrome emorragica, insufficienza epatica, eccetera. Nei nostri ospedali siamo attrezzati per compensare l'insufficienza epatica, l'insufficienza della coagulazione, fino a che il virus stesso svanisce dall'organismo e l'organismo riprende le sue funzioni. Quindi, se dovessi fare una previsione, augurandomi che Ebola non arrivi mai Passi la qui, barriera, e sì. probabilmente qui forse non arriverà, siamo in grado di tamponare i sintomi quanto basta per far sopravvivere la persona fino a che il virus sparisce. Perché il virus o uccide in qualche giorno o poi va via. Ebola in Italia non è arrivato, Ebola in Occidente non è arrivato. Ebola in Occidente, se rimangono le cose così come sono, non arriverà, anche se in questo momento fare previsioni Difficile. precise non è possibile. Però rimane il fatto che non siamo in grado di curarlo né di prevenirlo. Il fatto che si sia evoluto in un ceppo meno aggressivo per certi versi, che cosa può far prevedere per il futuro? Perché poi abbiamo visto come è riuscito in qualche modo a modificarsi, potrà modificarsi ancora? Questa è la domanda, è la domanda. In natura tutto tende ad adattarsi al meglio all'ambiente, è il principio di Darwin, dell'evoluzionismo. Quindi non vince il più forte in natura, vince quello che si adatta di più. L'uomo sta dal polo nord all'equatore ed è l'unico animale che sopravvive ovunque perché si sa adattare, non perché è forte. Ebola, come tutti i virus, tende a fare la stessa cosa. Lentamente tende a diventare magari un po' meno forte, ma più capace di adattarsi. E questo virus, questo ceppo che uccide di meno, è paradossalmente un segno di adattamento. Chiaro. Quindi io credo che sia tempo che le società scientifiche, che l'Occidente si dedichi ad Ebola. Perché naturalmente, venendo alla sua domanda, questi virus o spariscono o tendono ad adattarsi e quando si adattano sono sempre più pericolosi. Certo. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo per averci anche fatto un po' di chiarezza su quello che è la notizia del giorno, ma che poi se approcciata male può soltanto generare allarmismo e forse in questo momento effettivamente non ce n'è una ragione Da precisa. noi assolutamente Esatto. no. Bene, grazie mille. A lei.